Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. In collaborazione con l'accampamento di San Donato Milanese, l'uomo che ha passato la vita nella porcheria, detentore di una delle giostre più in voga degli anni 90. Zingaro, voglio vivere come te, andare dove mi pare, non come me. L'uomo che ha la casa con le rotelle. Lui è Zlatan, il Sinto. Zingaro, senti l'ossido di che sa. Zlatan, ho trovato un modo di far uscire Samir da carcere. Oh, ti ho detto di non rompa coglione quando io guardo uomini e donne per anziani, cazzo! Oh. E poi ti ho detto che in carcere non si può portare né filo né bomba a mano, niente, come cazzo facciamo? Lenzuolo! Lenzuolo? Con la coperta! A tu portare lenzuolo tende di... è vero, può passare, eh? Tu non coglione come sempre, eh? Tu anche intelligente! No, non mi devi dire! Togetto va a fa busta, dai! Sì. Sei pronto? Tu vende la biancheria? Sì. Sì. Tende o lenzuola? Tu hai tutte e due? Sì. Allora, io ho bisogno del tessuto grosso, no? Perché ti spiego, se tu hai tessuto, a me serve per fare del mio fratello che è in carceria. Mm. E quindi io devo portare, perché lui deve scappare via, capito? Mm. Quindi io do questo tessuto grosso che io porto lì in carceria, lui poi da lì se cala di fuori, capito? Si vuole dei tessuti magari... dei tipo teloni, quelle cose lì più tu non, resistenti. Tu però non dici bisbirre, no? Non dici, tu non dici niente a sbirre, giusto? No. Ma aiuta a me, mi fa paura, capito? Va bene. No, però adesso devo scappare che sono impegnato. Però tu non mi puoi trattare male, capito? No, perché ma sono certo, straniero. Noi trattiamo bene tutti. Tu vuoi che vengo là, faccio casino, no? No. Capito? Fa casino, no? Dai, vabbè, te lascio di andare se mi chiede scusa, da? Scusa, arrivederci. Va bene, ciao. Scusa. Cioè, tu vende tessuto? Sì. Allora, tu hai un tenda o lenzuolo resistente? Resistente? Sì. Non lo so, guarda. Ma ascolta, non c'è un maschio per parlare che a me donna mi dà fastidio, mi gira coglione. Pronto. Tu vendi tessuti? Aia, aia. Sì. Sì, ma però un po' più svelto quando parli, Terrone, che non ho tempo di perdere. Ma che ne è che sia. Ascoltami. Io devo fare scappare di carceria mio fratello, no? Sì. E ho bisogno del tessuto. Ma che ne è che se tu sei internazionale, sei proprio... Sì, ma non... Devo tessuto per legarlo fuori dalla finestra. Sì, perché deve scappare di carceria, perché lui è seguito, capito? Ho capito. Sì. Io ce l'ho tessuto buono. Però io, a me tu però fa questo tono de boss malavitoso che mi può sciacquare palle, perché forse tu non conosci me, no? Sei forte, sei proprio forte. Vabbè, a prescindere da questo, allora io adesso ti mando piccolo bambino mio, no? Che viene a prendere tessuto. Io siccome non ti chiedo pizzo cose, no? Tu dai 5 metri di tessuto gratis a mio bambino, ok? Ma nemmeno sapere chi bubca. No, tu non hai capito, allora. Tu vuoi giocare con fuoco, no? Sì, giusto. Tu... va bene, allora facciamo una cosa. Sì, dimmi. Tu quando me lo mandi questo qua, sì. Fammelo squillo, che io capisco. Così io mi organizzo subito e mi metto a disposizione subito. Cacci pure i clienti ora. Bravo, tu hai capito tutto, vedi, tu... Tu sei fantastico, tu. Mi piace di tua sottomissione. Hai capito? E babbo, ora come restiamo? Allora, l'importante è che tu ti comporti bene, perché se so che succede qualcosa che non va, no? Io poi mi tocca venire e farti faccia di gabebbo, capito? E quando mi viene a prendere? Vieni che io sono bravo, non è che sono come sembro. E sono bravissimo. Ma tu stai facendo sta voce di coglione, di spacco tutto, no. Capito? Vabbè, ma comunque forse c'ho un cliente. Scusa, ma tu quanti anni hai? Io? 21 anni. Ci vuoi arrivare a 40? Certo. E allora non fa scemo di merda, capito? Perché? Non lo sto facendo. Ho proprio buco di testa per respirare, vuoi terzo occhio? Tu se sei malandino d'acqua dai cazzo e altro apro barata, ma non è qua. Zlatan, il The Rom. Maestro, lei che nella Milano bene potrebbe tradurre, scusi. Ma questo non era milanese, però. Come no, maestro? Era milanese. E allora non lo capisco. No, ha ragione, era bresciano.